Ciao a tutti, sono Niccolò, il cuoco della cucina di Nicco. Benvenuti nella mia cucina. Per prima cosa andiamo a preparare il lievitino. In una ciotola verso il lievito di birra secco, la farina manitoba, che dovrà avere una percentuale di proteine intorno al 13%, e la solita dose di acqua. Mescoliamo il tutto velocemente e andremo a ottenere una pastella che lasceremo lievitare a temperatura ambiente per almeno 2-3 ore. È il momento adesso di preparare la pasta brioche. Nella planetaria vado a versare il latte, lo zucchero, le uova e il lievitino che ha raddoppiato il proprio volume, il miele e aziono la planetaria. Il composto dovrà essere lavorato per almeno 5-6 minuti. Aggiungiamo un terzo della mistura di farina, in questo caso io ho aggiunto metà farina manitoba e metà farina di grano tenero 00 con una percentuale di proteine intorno al 9-10%. Una volta assorbito la precedente farina, andiamo sempre ad aggiungere un terzo e il sale fino a terminare la farina. Lavoriamo l'impasto per almeno 15 minuti. Questo perché dobbiamo formare una maglia glutinica molto forte e resistente. Quando le pareti della planetaria saranno pulite e l'impasto sarà liscio ed elastico, è il momento di aggiungere il burro. Il burro dovrà essere a pomata e lo andremo ad aggiungere poco per volta. Lo andremo ad aggiungere un cucchiaio alla volta proprio perché i grassi non aiutano la formazione del glutine. E quindi una volta che avrà assorbito il burro, andiamo a fare le pieghe. Le pieghe servono a rafforzare il glutine. Lo stendiamo a creare un rettangolo, lo pieghiamo su se stesso e creiamo la pallina che andremo a far lievitare in una ciotola in frigorifero per almeno 24 ore. Questo ci permette di raffreddare in maniera omogenea l'impasto e soprattutto di avviare una lievitazione molto lenta. Questo ci permetterà di avere due importanti vantaggi. La prima è quella che lo andremo a lavorare con molta più facilità rispetto ad un impasto che viene fatto lievitare a temperatura ambiente. Il secondo è che avremo una lievitazione lunga e quindi sarà più digeribile.
L'impasto, una volta che ha triplicato il proprio volume, lo andiamo a tagliare a metà. Andiamo a creare un panetto e lo andiamo a stendere ad uno spessore di 3 mm. Dovremo creare un rettangolo che abbia come base 40 cm e altezza 30 cm. Mi raccomando, il consiglio che vi do è quello di aggiungere pochissima farina, perché più andiamo ad aggiungere farina e più che l'impasto si andrà a indurire e quindi perderemo di sofficità e leggerezza nell'impasto. Creato il nostro rettangolo, andiamo appunto a creare i nostri triangoli, che dovranno avere come base 10 cm e l'altezza 20 cm. Andiamo a creare adesso delle diagonali che partino da un punto a un altro e andremo così a creare i nostri triangoli. Andiamo a formare adesso le nostre brioche, come vi mostro nel video, quindi è molto semplice. Andiamo leggermente a tirare l'impasto, non troppo, perché altrimenti andiamo a stressare il glutine, e lo metteremo in una teglia ben distanziati e lasceremo lievitare il tutto per almeno 2-3 ore a temperatura ambiente. Adesso andiamo a creare una leggera pastella con i tuorli d'uovo e il latte, in questo caso non c'è una dose precisa, che andremo a spennellare sopra alle nostre brioche. Questo è molto importante perché ci aiuta sia nella doratura, ma al tempo stesso ci darà quella umidità e quel vapore che ci aiuterà a far sviluppare meglio i nostri croissant. Adesso andremo a mettere in forno ventilato a 180 gradi per 11 minuti. Io in questo caso li ho coperti con la pellicola perché non avevo ancora il forno pronto. Una volta sformati li andiamo a mettere su una griglia a raffreddare, dopodiché li andiamo a spolverare con un po' di zucchero a velo e saranno pronti i nostri brioche.